Perugia entra ufficialmente nella rete dei comuni della Strada della Ceramica in Umbria, un progetto nato nel 2018 di cui fanno parte anche Deruta, Gualdotadino, Gubbio, Orvieto, Umbertide, Città di Castello, per sostenere e rilanciare i distretti produttivi del settore e dei relativi comprensori ed economie. L'annuncio è arrivato nel corso del convegno Botteghe d'Arte di ieri, Botteghe d'Arte di domani, organizzato dall'Associazione Artisiti Botteghe Artigiane del Centro Storico nell'ambito dell'evento Le strade della ceramica Uova d'Artista, in scena a Perugia, organizzato dal Consorzio Perugia in Centro in sinergia con Regione Umbria e Associazione La strada della ceramica in Umbria. A pieno titolo Perugia entra nelle città della ceramica perché il primo statuto del lavoro dei vasai è del 300 risale, quindi è uno dei più antichi di quelli di Deruta. E le botteghe di Perugia si sono via via susseguite dal Medioevo fino al Rinascimento e anche oltre. E con i vasai di Deruta c'è stato sempre il rapporto, poi con i vaioni che hanno avuto un ruolo fondamentale, a Deruta c'aveva una proprietà, casa. Rimangono dei baglioni tanti oggetti con le armi dei baglioni che sono nei vari musei del mondo. L'evento Uova d'Artista e quindi anche il convegno, grazie all'impegno di Artisiti, sono stati inseriti come anteprima nel programma delle giornate europee dei mestieri d'arte. Credo che eventi come questo, ma più in generale anche progetti come le giornate europee dei mestieri d'arte, servano a comunicare l'artigianato artistico, far capire a un pubblico sempre più ampio di che cosa parliamo quando parliamo di artigianato, perché la narrazione intorno all'artigianato, anche se adesso si sta sviluppando in maniera diversa, di solito tende a dare una visione di un settore un po' arcaico, un po' vecchio, polveroso, e invece no, perché è una delle industrie creative, c'è tanta creatività oltre che tanto saper fare, ci sono giovani che sperimentano, giovani e non solo giovani, che sperimentano anche il rapporto con le nuove tecnologie, con la digitalizzazione, che spingono la loro attenzione verso i temi della sostenibilità. Abbiamo in questo momento storico un ritorno di interesse al pezzo d'artigianato che sia di qualità, che sia un'espressione del territorio, che sia un'espressione della manualità e della competenza. E da questo interesse c'è anche un nuovo interesse da parte dei giovani e da parte delle nuove generazioni per riuscire a mettere su delle attività di artigianato artistico ed esprimere la propria creatività che è innata, che ce l'abbiamo dentro, che è il nostro valore aggiunto anche proprio come italiani. Il problema è che non ci sono più percorsi in grado di aiutare e a far trovare questa strada ai giovani, e questo è il grido d'allarme che lanciamo. È evidente come la ceramica artistica ha un ruolo fondamentale all'interno della regione Umbria, non solo dal punto di vista storico, di tradizioni e di cultura, ma anche può rappresentare davvero un veicolo e un fattore particolarmente importante per l'economia della nostra regione. Da qua è nata la voglia di formulare una proposta di legge regionale che sarà approvata nelle prossime settimane in maniera definitiva dalla regione Umbria per l'istituzione dei percorsi della ceramica artistica. L'obiettivo è quello di creare delle reti internazionali che dall'Umbria, attraverso la strada della ceramica in Umbria, possano raggiungere le eccellenze europee e internazionali.